Ciao a tutti, in questo video recensione del nuovo Huawei MateBook D 2019 con Linux, conosciuto anche col nome di MagicBook. Infatti, se vedete, questa volta ha il logo Honor, però tuttavia si tratta di un prodotto Huawei. Faccio subito una piccola premessa: non si tratta di un video sponsorizzato, dirò assolutamente ciò che penso. Ovviamente, se volete supportare il canale, potete acquistare, se vi interesserà questo prodotto, con il link che trovate sotto in descrizione. Cos'è di particolare questo computer? Sicuramente è un interessante compromesso tra qualità costruttiva, prezzo e prestazioni. Funziona con il sistema operativo Linux Ubuntu, anche se viene normalmente venduto con Windows in cinese. Un'altra cosa da non sottovalutare è che questo computer si può comprare direttamente in criptovalute, quindi se avete delle criptovalute e vi serve un computer potete considerare anche questa cosa. Diamo uno sguardo veloce alle porte e poi procediamo con i test. Allora, qui avanti abbiamo la porta USB-C, HDMI, USB normale, questo qui è il LED per la batteria. Altra porta USB e jack per le cuffie. Sotto abbiamo le prese d'aria. L'altra cosa interessante di questo computer è che una volta aperto si può aprire ancora di più fino a 180 gradi. L'altra cosa che si nota subito è la qualità costruttiva che è molto buona ed è appunto in alluminio. Questa è la prova della webcam integrata. E adesso facciamo una prova con un video 4K preso da YouTube.
non flette e molto. Bene, eccoci alle conclusioni. Sicuramente il design è uno dei punti a favore di questo computer. Lo schermo non flette, è molto rigido nonostante si apra fino a 180 gradi. Ovviamente, come detto prima, è sicuramente un compromesso molto interessante tra qualità costruttiva e performance. Tuttavia, ci sono anche degli aspetti, diciamo, non tanto piacevoli. Se noi andiamo a utilizzare questo computer per il 3D per molto tempo, nella parte superiore, in particolare qua, comunque raggiunge delle temperature notevoli. Quindi, se pensate di utilizzarlo effettivamente per giocare per più di mezz'ora, vi consiglio di, trovare qualche altro sistema per, raffreddarlo. Lo schermo sarebbe potuto essere più luminoso, però è comunque utilizzabile. La webcam è discreta, però, è da notare che ci va veramente molta luce perché funzioni effettivamente a dovere. L'adattatore per l'alimentazione che viene dato di serie funziona, tuttavia io vi consiglio un adattatore più stabile, tipo questo qui sul video. E per concludere, lasciatemi un mi piace se il video vi è piaciuto e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi. E con questo vi saluto e ci vediamo in un altro video. Ciao!